Domenica 7 marzo, Taranto Rotonda del Lungomare, una giornata che ci avvicina alla primavera, un'iniziativa bellissima, stop alla violenza contro le donne, sulle donne. L'8 marzo si celebra la festa internazionale della donna e l'avvocato Gina Lupo, nella sua veste di consigliere di parità della provincia di Taranto, la dottoressa Sabrina Pontrelli, consigliere provinciale e presidente della commissione pari opportunità della provincia di Taranto. Abbiamo anche la preziosa collaborazione della dottoressa Ingrid Iaci, che fa parte dell'ufficio, appunto, dello staff del consigliere di parità della provincia. Un'iniziativa, un flash mob per urlare con tutta la nostra forza, la nostra determinazione, questa guerra alla violenza contro le donne. Avvocato Lupo, un lavoro di equipe, una bella partecipazione, un modo per difendere il diritto di essere donna. Sì, io sono molto contenta di essere qui con Sabrina Pontrelli, che, come hai detto tu bene, è la presidente della commissione PO della provincia, della Consulta, perché abbiamo iniziato da un anno questa bellissima collaborazione. Il segno che l'unione fa la forza, che quando le donne si mettono a lavorare insieme riescono a portare avanti veramente tantissimi progetti, e io mi sento felice di lavorare con Sabrina, che è giovane, c'ha voglia e tenacia per portare avanti queste nostre lotte a favore di tutte le donne, e oggi siamo qui, come hai detto tu, per gridare stop alla violenza sulle donne da questa bellissima location sul mare, e spero di vedere tanti uomini e donne che parteciperanno più tardi. Una iniziativa che ha visto partecipare attivamente tutto il suo staff, è un centro di ascolto l'ufficio del consigliere di parità, proprio per rimuovere quegli ostacoli che si frappongono alle disuguaglianze, e formalmente e sostanzialmente è la violenza sulle donne, ma non solo la violenza fisica, quella morale che è ancora più subdola, purtroppo sta imperando in questi ultimi tempi anche di lockdown. Qui c'è appunto Ingrid, che fa parte proprio, è la mia spalla nell'ufficio di presidenza, nell'ufficio della consigliera di parità, che raccoglie le istanze e le richieste con queste difficoltà. Mail, telefonate e quant'altro. Perché molte sono le donne che cercano di contattarmi tramite mail, tramite telefonate. Sabrina ha il compito di organizzare, no, la seduta, la sessione in questo periodo difficile, perché ovviamente tutte abbiamo subito una specie di rallentamento nel nostro lavoro, che continua, e forse la pandemia ha acuito alcune problematiche, quindi ci vede in prima linea. Dottoressa Sabrina Pontrelli, come detto poc'anzi, presidente della commissione pari opportunità della provincia, una battaglia senza se, da combattere senza se e senza ma. Siamo nel 2021, l'uomo punta ad andare su Marte, però assistiamo a delle violenze domestiche e non solo, agghiaccianti, che ci riportano nella notte dei tempi, nel Medioevo, nella preistoria più buia. Sì, assolutamente. Noi come provincia oggi siamo qui a condividere e sostenere la proposta e l'iniziativa della consigliera di parità, l'avvocato Gina Lupo, iniziativa che è stata immediatamente assorbita dalla Consulta e dalla Commissione, che sono i due organismi costituiti, partiti, insomma, che hanno iniziato a lavorare dal 2020 alla provincia di Taranto. Quindi c'è una serie di progettualità condivise, lavoriamo, come diceva l'avvocato, spalla e oggi diciamo stop alla violenza sulle donne. In un momento come quello che stiamo vivendo di pandemia è ancora più alta l'attenzione, quindi avevamo strappato una promessa in occasione del 25 novembre affermando appunto che avremmo acceso i riflettori sul tema della violenza 365 giorni all'anno, e quindi abbiamo accolto veramente a braccia aperte l'iniziativa dell'avvocato Gina Lupo, proprio perché si torna in occasione della giornata internazionale delle donne a parlare di violenza. Quindi non dobbiamo restare alla finestra a guardare, ma noi siamo qui presenti sul territorio per dare sostegno e testimonianza di quella che è la nostra volontà e il nostro lavoro. Dicevo, quando si ottengono certi risultati, quando una manifestazione davvero riesce a, così, a catalizzare l'attenzione, c'è tutto un lavoro di uno staff che sta alle spalle. Quindi
rubo, cerco di vincere, come dire, la ritrosia della dottoressa Ingrid Iaci, della componente appunto dell'ufficio della consigliera di parità, per vedere un po' come vi siete organizzati, queste mascherine, la distribuzione, i contatti, il contatto continuo, proficuo, giornaliero con chi purtroppo subisce violenza. Oggi parliamo della violenza sulle donne, ma ci sarebbero i minori, ci sarebbero tante situazioni a rischio. Un ruolo prezioso il suo di filtro, di centro di ascolto, che ha un valore oltre che istituzionale, morale e sociale. Sì, insomma, in questi giorni, anzi in quest'ultimo anno, il lavoro è stato particolarmente difficile, come ben sappiamo, la pandemia non ci ha aiutato e purtroppo anche la nostra organizzazione ne ha risentito. Avremmo voluto, loro sono due donne vulcaniche ed è un piacere lavorare con loro, e avrebbero sicuramente organizzato tante altre cose, ma ci siamo dovuti fermare alle cose più, innanzitutto che si potessero realizzare così nel rispetto del distanziamento e delle regole anti-Covid. Sì, da noi, nel nostro ufficio ovviamente passa di tutto e noi cerchiamo di dare, diciamo, l'aiuto migliore che possiamo e risolvere qualche problema che ci sottopongono. Avvocato Lupo, oggi 7-8 si celebra la festa appunto internazionale, la giornata internazionale della donna, ma il vostro lavoro, come dire, è solo all'inizio. Cosa bolle in pentola? Quali gli obiettivi da raggiungere, i progetti che sono in cantiere? Beh, il mio ufficio ha sfornato tantissimi progetti che Sabrina, adesso le spiegherà qualcuno, ha sposato immediatamente con la sua voglia appunto di darmi una mano e con la sua commissione che è formata, lo ricordiamo, da rappresentanti di tutti i comuni della provincia di Taranto, quindi è una struttura molto ampia. I 29 comuni. Tu hai detto bene, come riusciamo a metterci in contatto? Beh, via web, con continue consultazioni tramite da remoto, noi riusciamo, e questo Sabrina è maestra, a entrare in collegamento tra di noi continuamente, praticamente settimanalmente. Abbiamo un convegno che stiamo per organizzare che sullo studio della recessione al femminile, cioè quanto le donne hanno patito e subito da questa pandemia in termini di stress, in termini di perdite di lavoro, che è un compito specifico al mio ufficio. E poi Sabrina adesso spiegherà come ha raccolto la mia idea già da anni di andare nelle scuole a parlare di pari opportunità, quindi andremo presto nella provincia, ma vorrei che lo raccontasse lei. Sì, ovviamente tanti o diversi sono i progetti su cui stiamo lavorando. Abbiamo puntato la nostra attenzione sulle scuole perché abbiamo la necessità di andare nelle scuole per parlare di pari opportunità, è di lì che si inizia per formare le future generazioni, ed è per questo che nei nostri incontri periodici con commissione e consulta abbiamo accolto il progetto dell'avvocato Gina Lupo, che era già in piedi, quindi già pronto per partire, un progetto del 2019 su cui poi ci siamo confrontate nel 2020 e che poi ovviamente per i motivi che tutti conosciamo, quindi le restrizioni dovute alla pandemia, quindi la chiusura delle scuole, non abbiamo potuto realizzare. Pronto lì, partirà brevissimo, anche perché siamo in contatto continuo con le scuole ci chiedono di andare presso gli istituti della provincia di Taranto a parlare di pari opportunità. E quindi in ordine di priorità questa sicuramente sarà la nostra attività immediata, prevalente. Bene, che dire, dottoressa Iaci, ci sarà tanto da lavorare, però è una cosa che nobilita l'animo, perché per una causa giusta, per una causa nobile. Sì, 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 infatti io sono veramente contenta, insomma, di essere stata assegnata a questo ufficio. Tra l'altro sposo benissimo tutte queste iniziative e mi fa piacere anche dimostrare come ci può essere dell'armonia tra le donne, sfatare un po' quello che solitamente si dice. Le gelosie di cui si vocifera. Invece lavoriamo benissimo, davvero. Bene, allora ringraziamo l'avvocato Gina Lupo, la dottoressa Sabrina Pontrelli, la dottoressa Ingrid Iaci e tutti insieme stop alla violenza sulle donne. Stop!